Fabio, una bella prova. Avete condotto per gran parte del primo tempo, poi. Beh, poi insomma l'esperienza di Varese e l'organizzazione sicuramente che ha messo in campo è di altissimo livello, però oggi sono contento della prestazione dei ragazzi, sono contento soprattutto della grossa crescita che stanno avendo, perché anche solo guardando i risultati si vede un differenziale di punti che sta scendendo. Speriamo di invertire la tendenza e iniziare a vincere noi, ma insomma finalmente siamo riusciti ad avere quasi la formazione quasi completa e insomma in campo si è visto, abbiamo lottato. Rispetto alla prima di campionato, oltre ad aver recuperato qualche uomo, è cambiato proprio l'atteggiamento. Questo mi fa piacere, stiamo lavorando molto su quello, ci siamo trovati inizio campionato a un livello che non conoscevamo, con una grande intensità, ma i ragazzi devo dire che nonostante le sconfitte e la fatica stanno lottando molto e diciamo che stanno venendo fuori. Abbiamo poco tempo, dobbiamo ancora sistemare qualcosa in queste ultime partite della Pool 1 e poi vedremo, si tira una riga e si riparte da zero, ma sicuramente ce la metteremo Per tutta. quello che avete dimostrato oggi, le possibilità ci sono. Noi oggi siamo entrati in campo per dimostrare cosa sappiamo fare e come dire, uscire con la testa alta e rispetto degli avversari e direi che questo è quello che è stato fatto. Mario, vittoria è stata, ma niente spettacolo oggi. Vero, assolutamente vero, non abbiamo dato uno spettacolo decoroso, diciamo, dovevamo fare assolutamente meglio, era quello che ci eravamo chiesti nello spogliatoio reciprocamente, cercare assolutamente di far meglio, così non è stato, abbiamo faticato anzi a raggiungere già un risultato positivo, una vittoria col punto bonus acquisito. Complice anche un Malpensa, secondo me, molto cresciuto rispetto alla partita d'andata, ma noi dovevamo sicuramente fare tante cose in maniera diversa, per cui che non dipendono dal comportamento, dalla prestazione del Malpensa, al quale comunque vanno i miei complimenti personalmente. Dobbiamo far meglio, i ragazzi devono imparare a rimanere più fedeli alle indicazioni che diamo, nei dettagli soprattutto. Mi è spiaciuto, questa è una postilla, l'ultimo minuto poteva entrare Simone Allegra a fare il suo esordio, avrà spazio in queste 2 giornate che mancano. Bah, se continua a allenarsi, se ci sarà la possibilità, lo porteremo per una questione di sua soddisfazione personale e anche nostra di fare comunque esordire in un campionato, come il nostro, insomma, un ragazzo che ha i primi approcci con il rugby. Lui ci mette volontà e mi è spiaciuto che non sia entrato. Mancavano 7 minuti quando gli ho dato l'ok. C'è stata l'ultima azione di gioco che è durata 4 penso 4 minuti. minuti, è una cosa che non succede penso praticamente mai. Niente, ci siamo persi. Nel momento in cui ho chiamato l'arbitro per farlo entrare, mi ha detto Aveva detto che finita. è finita. Mi spiace. Comunque lui era contento perché ha detto che non ha sbagliato nulla oggi.